Allora, andiamo nel Veneto perché c'è Angelo Tabaro, anche lui candidato a sindaco di Porto Gruaro. Lo saluto l'amico Tabaro assieme a Rosario Padovano. Due minuti a partire da questo momento, grazie Rosario. Salve direttore. Dunque, la politica a Porto Gruaro si sta infiammando, a pochi giorni dalle elezioni c'è anche questo esposto di cui abbiamo parlato, anche lei voleva dire la sua. L'esposto al prefetto è stato firmato da alcuni candidati della lista PDL che lo sostiene. Beh, molto brevemente, in questi tempi molti delle persone che sono a me vicine mi accusano di essere un buono, un moderato, e in effetti io mi sento così, però anche essere buono vuol dire anche diventare mona a volte, e ci sono delle situazioni che poi tira, si strappano. È il caso un po' di Bertoncelli in questi ultimi mesi, credo veramente abbia superato ogni limite nel riempirci di inviti, inaugurazioni, tagli di nastri, cosa che per lui sono legittime, ma esistono anche delle leggi che servono per dare pari dignità a tutti i candidati. C'è un articolo, non voglio fare legale, ma un articolo di legge, l'articolo 9, che poi peraltro è citato in una circolare anche del prefetto, che dice: si rammenta che dalla data della convocazione dei comizi elettorali, cioè del 4 aprile più o meno, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, quindi senza il nome, e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Ora, inaugurare ponticelli e poi chiuderli, inaugurare un teatro coinvolgendo tutti e poi chiuderlo, inaugurare pezzettini di asfalto, inaugurare per salutare a tutti i convegni possibili e immaginabili, come sindaco, quindi con la fascia, mi pare che è un po' va oltre i limiti dell'equilibrio che ci dovrebbe essere tra i candidati. Io non credo che questo poi alla fine determini un chissà cosa per il candidato sindaco Bertoncello. Grazie Tabaro, di rispetto. Grazie Angelo Tabaro, candidato a sindaco di Porto Gruaro. Purtroppo le leggi sono uguali per tutti. Dentro in studio, grazie ancora.